confidano di riaprire a giugno, i tanti operatori del comparto turistico, nonostante siano ancora molti i punti interrogativi sulla nuova gestione da attuare privi di risposta, come spiega ai nostri microfoni l'albergatore di Lungocorso Nicola Scialfa, proprietario di strutture sui lidi ravennati e in centro a Bologna. Innanzitutto speriamo, specialmente struttura mare, speriamo di riaprirle e speriamo di poterle riaprire almeno per giugno, perché ancora purtroppo, come ben sappiamo un po' tutti, non abbiamo neppure una data certa, non si sa quando riaprirà Quest'Italia. Poi praticamente abbiamo tutto il resto che praticamente viene come gestire l'azienda, come riuscire, che ne so, per esempio in sala da pranzo dovremmo mantenere distanze chiaramente di un metro, avremo la stessa cosa sulla spiaggia, avremo due punti, secondo me poi nei più grossi, e sono due punti interrogativi molto importanti che al momento ho difficoltà a sapere come poter risolvere, e cioè questi. Per esempio, noi sulla spiaggia abbiamo anche Beach Volley, e Beach Volley è un'aggregazione tutti insieme. Poi abbiamo l'animazione. Quando c'è l'animazione, i ragazzi, i bambini e anche gli adulti tendono ad ammucchiarsi. Dubbi condivisi anche dai colleghi della spiaggia, come spiega l'imprenditrice Erika Villa. Siamo in attesa di direttive, di capire meglio come vorranno affrontare la stagione. Noi da questo punto di vista vogliamo essere positivi. Si vocifera che gli stabilimenti potranno riaprire a giugno e noi in questo speriamo. Come si potranno conciliare le misure di prevenzione per il coronavirus con l'attività del comparto balneare? I clienti arriveranno in spiaggia con la loro mascherina, poi nel momento che saranno posizionati nei lettini o sotto gli ombrelloni potranno, spero, meno togliersela. Noi per chi lavora invece all'interno dello stabilimento, magari lavorare con mascherina e guanti non sarà proprio una cosa semplice, soprattutto sotto i 35 gradi di agosto. Comunque faremo in modo di adattarci adesso alle normative, alle disposizioni che ci daranno. Ecco.